40 anni di esperienza, successi per amore della danza delle sorelle Silvia e Beatrice Bartolozzi, titolari della Scuola di Danza Isabella, due sedi a Pistoia e Quarrata, dedicate all'amica Isabella Bruni, scomparsa all'età di 17 anni per un tumore, ma grazie alle sorelle Bartolozzi continua a danzare insieme alle allieve della scuola che tengono vivo il suo ricordo. Oggi, dopo un anno di pandemia, la scuola, come la maggior parte delle attività, è in crisi. Ma Silvia e Beatrice, per rimanere vicine agli allievi, si sono organizzate con lezioni online 3 volte alla settimana. Un anno durissimo che va comunque a inficiare 2 anni interi, per il semplice fatto che ci siamo fermate praticamente il 6 di marzo del 2020, ad oggi siamo sempre chiuse e ferme per noi, per scuole di danza e per tutto il mondo dello sport, e però questo ovviamente non è che è solo un anno solare, è chiaramente va ad inficiare la preparazione delle ragazze e dei ragazzi e di tutti gli atleti per 2, fra virgolette, chiamiamole stagioni, o per noi che siamo scuole di danza, anni accademici, perché ovviamente non si è potuto fare più né spettacoli né preparazioni a concorsi, audizioni reali, veri, in presenza. La situazione sembrava che si risolvesse di mese in mese. Quindi, dopo la chiusura, quella diciamo di un anno fa, siamo arrivati a una minima apertura a giugno. Ormai la stagione era finita. Poi a ottobre siamo ripartite e siamo state aperte 3 settimane, poi ci hanno richiuso. Da lì siamo partite di mese in mese e tutti i mesi ci dicevano sì, forse il prossimo mese. Insomma, comunque le cose le sanno tutti i cittadini, no? I DPCM si sono visti. Prima di partire con le lezioni online avete regalato dei tutorial per diversi mesi. E ogni mese, a partire dal novembre, dicembre, gennaio, si è pensato di mandare dei tutorial gratuiti a tutti i nostri allievi, perché di mese in mese si pensava che la cosa si potesse risolvere. Soprattutto per venire incontro a problemi economici delle famiglie che in questo momento sono, come sono grandi per noi, sono grandi per tutte le famiglie. Per cui non ci sentivamo di chiedere nemmeno una piccola cifra, proprio per dare un po' di tranquillità, un po' di serenità a questi ragazzi che, facendo il tutorial quando volevano loro, senza avere l'ora fissa, perché già studiano in DAD, già hanno problemi, già devono fare tutto seguendo un iter da computer, ho detto perlomeno si prendano questa libertà.